Siamo qua con i referenti per il progetto JUNS, con il Antonio del gruppo GUS di Macerata, che ha vinto l'appalto per il comune di Alghero per i progetti di seconda accoglienza. Ci spieghi un po' di cosa si tratta? Sì, praticamente è l'ex PRAR, che era il sistema di protezione richiedenti a rifugiati politici. Attualmente si chiama SAI, Sistema Integrazione, Accoglienza e Integrazione, che dà l'opportunità a un numero di ragazzi di essere accolti e sviluppare un progetto di vita. Noi siamo attivi nel 2016, attualmente abbiamo la possibilità di ospitare 20 ragazzi, viene definita la categoria ordinari perché sono ragazzi giovani adulti, da 18 anni in su, quindi tutti ragazzi adulti. E abbiamo 4 appartamenti all'interno di Alghero, nel tessuto sociale di Alghero. Ognuno è dislocato in una zona diversa proprio per consentire una buona integrazione. E siamo, come dicevo, attivi dal 2016. In questi anni abbiamo avuto all'incirca 100 accoglienze e abbiamo avuto l'opportunità, ma anche il piacere, di ospitare, accogliere e indirizzare dei ragazzi, orientare verso il territorio. Abbiamo un ufficio in via Mazzini, dal quale noi seguiamo le loro vite. Loro frequentano la scuola, sia interno all'ufficio che al CPA territoriale di Alghero. Sviluppano altri tipi di percorsi, come può essere per esempio dei corsi di formazione o il lavoro. Li seguiamo in tutte le attività, dalla questione sanitaria alla questione integrativa, all'orientamento, al lavoro, alla documentazione, perché nonostante loro avessero il diritto, in quanto hanno ricevuto lo status per poter essere accolti da noi, comunque mancano sempre delle pratiche che vanno ancora disciplinate. Diciamo che sono comunque dei bei percorsi che il Ministero degli Interni dà l'opportunità di creare, di seguire. Non dimentichiamo che comunque in tutto ciò sia il Comune di Alghero che il GUS, Gruppo Umana Solidarietà, che è una ONG, hanno vinto questo bando, quindi sono loro che poi alla fine gestiscono attivamente questo tipo di progetto. E a Famara, quasi 19enne, chiediamo insomma quali sono i progetti che sta seguendo. Qualcosa io l'ho già sentita, sogno di un futuro chef. Benissimo, sono Famara, sono uno dei ragazzi di Gusa, frequento la preghiera di Sassari. Con il progetto mi hanno aiutato a far seguire un bel delle corsi, per esempio mi hanno aiutato a fare il corso di bartender, che è durato 2 settimane, poi dopo quello ho fatto anche l'escursion fly bartender che dura 4 giorni, che poi comunque è un progetto molto molto importante, come aveva detto Valeria prima, che è la seconda accoglienza che ti permetta, cioè, di seguire percorsi e gli altri, tipo quando io ho avuto i documenti, cioè, invece di no, ho lavorato, sto andando a scuola, ma come faccio a finire? Vado a finire in strada, quindi grazie a questo progetto che mi hanno aiutato a inserire e grazie stai a loro, costruendo il tuo futuro. Mi aiutano, cioè, a costruire veramente il mio futuro, quindi sono molto contento. Cioè, ma qual è il piatto che ti riesce meglio, Famara? C'è un piatto preferito? Mi piace, come si chiama questo piatto? La lasagna è il mio preferito. Anche il mio, quindi è ben accetto, io proverò, testerò. Okay. Poi ora non lo so, mi piace anche fare il bar e quest'anno, a parte l'alternanza, devo andare a lavorare al bar per fare questa nuova esperienza, quindi quando finisco il diploma, quando prendo il diploma, decido cosa devo fare alla grande. Tanto che ho un po' di esperienza in cucina. E ti piacerebbe restare ad Alghero o vuoi ancora girare per il mondo? No, per ora preferisco restare, cioè, con l'aiuto di loro voglio sfruttare tutte queste opportunità che mi stanno offrendo, quindi dopo decido cosa devo fare. E oltre alla scuola che cosa fai durante la tua giornata? Hai uno sport preferito? Esci con gli amici? Giocavo a calcio prima. Con questa Covid non sono riuscito ad andare perché devo fare la quarantena e tutto e altro, quindi per evitare questo ho smesso di giocare.
mi piace giocare e anche allenarmi. Mi hanno inserito anche in palestra, ma purtroppo il Covid ha distrutto tutto, non sto più allenando. Adesso ti riprenderai tutto con gli interessi. Devo riprendere a luglio, per ora sarà difficile, quindi a volte mi allenavo pure a casa. Hai degli amici? Sì, ho degli amici. Veramente sto trovando benissimo qua. Valeria, l'assistente sociale che segue questi ragazzi, gli chiediamo un po' come si evolve il processo e il percorso. Allora, per ogni persona accolta all'interno del progetto, insieme a loro si costruisce un percorso e si condivide appunto per obiettivi che cosa loro vogliono fare, che cosa vogliono intraprendere, perché appunto ognuno di loro ha la propria strada da percorrere. Ognuno parte da un livello diverso, quindi è corretto che per ognuno di loro sia studiato insieme un progetto individualizzato. Appunto dipende molto dal livello di italiano, da che cosa una persona ambisce a fare, quindi ripartire dalle aspettative e avere una progettualità futura per un reale percorso comunque qui in Italia o perché no anche ad Alghero. Il progetto Giunsa ha unito le diverse amministrazioni di Alghero, riconfermato con quella a guida del sindaco Conoce e dell'assessore Maria Grazia Salaris, che ha fortemente voluto un tipo di integrazione e di ospitalità in città. Beh, sicuramente io parto dal presupposto che i buoni progetti devono trovare l'accoglimento e soprattutto il proseguo attraverso le amministrazioni che si susseguono. Questo sicuramente, come altri, è un progetto di civiltà, significa che noi vogliamo della nostra comunità fare in modo che sia una comunità accogliente, che le persone trovino un ambiente favorevole. Alghero si presta storicamente per essere sicuramente una città molto integrativa e quindi voglio dire il progetto presuppone l'integrazione di circa 20 giovani. Proseguiamo su questa strada, su un solco già tracciato, ma che sicuramente ha dato degli ottimi risultati e continuerà sicuramente a darli.